sporco, sconveniente, irritante, incazzato, magari qualche risata, ma senza peli sulla lingua, beh, se per quello anche in testa. Sporco, ho fatto anche cose buone. Benvenuti a Sporco, il vlog inutile, ma ho fatto anche cose buone. Seconda puntata, seconda stagione. La direzione del PD. Qual è la direzione del PD? Ostinata e contraria. Verso l'autodistruzione e oltre. Calenda twitta in maniera compulsiva sulla direzione del PD. Sembra uno di quegli ex che non si rassegna. Uno stalker. Renzi invece gli spiega cosa devono fare. Grazie Matteo, ti faremo sapere. Al PD servirebbe una svolta totale. Un nuovo segretario. Meglio segretaria. Ci vuole una donna forte e che sappia parlare alla gente. E però la Meloni è occupata. Chiedo, Giorgia Meloni sta lavorando notte e giorno alla squadra di governo e fa le prime dichiarazioni. Per chi l'ha votata deve essere una cosa tipo quando ordini una cosa su Wish e poi ti arriva a casa. Sarà un autunno caldo, scioperi, proteste, rivolte. Sì, insomma, saremo un Iran che non ce la fa. E a proposito, bellissima l'iniziativa di molte donne nel mondo che si tagliano i capelli. Ma ovviamente c'è chi critica questo gesto. Ma quanto rompete il cazzo? Non serve a niente. Ma questo lo dite voi, serve a non far spegnere le luci e questa è una cosa importantissima. Ma che cazzo perdo tempo io a spiegarvi sta roba? Sul fronte energetico si discute sul price cap, che sarebbe un cappello al prezzo dell'energia, no? In modo da non poterlo superare, in modo da... Dai. È programma dell'anno scorso. Ma quanto sarebbe bello un mondo con un minchiate cap, cioè un cappello sulle minchiate che uno può sparare, non perché se ne sentono ancora tante, eh? Intanto faccio notare a Novax e compagnia che siamo tutti belli vivi nonostante la terza dose, qualcuno anche la quarta. Dovevamo essere tutti morti da un paio di mesi. Eppure insistono, persistono, esistono. La cosa che mi fa veramente incazzare è che ancora vengono invitati in TV i cazzari al posto di qualcuno che magari sa fare o dire qualcosa. Orfini, Paragone, Adinolfi, Scanali, trovi sempre loro. Per fortuna ogni tanto c'è una perla. Saverio Raimondo, quanto ti amo, ha fatto un pezzo straordinario, ma ovviamente la gente non l'ha capito. Vabbè, ma quando in giro ci sono dei palati fini abituati a una comicità altissima come quella di come cazzo fai a confrontarti? Tu che provi a dire anche delle cose intelligenti. Je suis Saverio Raimondo. Fatemi ringraziare Comedy Central Italia per aver messo il mio video con una battuta su che ovviamente mi ha fatto odiare da un po' di gente di Roma. Poi dice che uno si chiude nello sgabuzzino e non vuole più uscire. Ci vediamo presto. Io di qui ogni tanto esco e vado a fare le serate. Tutte le date le potete trovare sul sito. Iscrivetevi al canale, commentate, diffondete e non mandatemi troppo a fanculo. Sporco, il vlog inutile. Ma ho fatto anche cose buone.